Allora, mi chiamo Adriano Dell'Acqua, abito a Crema, via Lago Gerondo 10, sono nato a Bergamo nel 1918, in novembre, e poi sono venuto a Crema dopo 2 anni con mia madre, perché mio padre al ritorno dalla guerra è morto molto presto, a 36 anni. Verso i 17 anni, nel 35, sono stato assunto alla Everest. Ero il 50° operaio che entrava. La Everest era una ex fonderia di ferri di cavallo, imbadigli, quella roba lì, che era stata trasformata con una fabbrichetta, diciamo, perché chiamavano appunto le macchinette, con una fabbrichetta di macchine per scrivere. E prima ancora delle macchine per scrivere facevano i grammofoni della Carisch svizzera. Questa qua è l'ultima macchina che facevamo quando sono entrato io nel 35. Ne hanno fatte ancora un po', poi hanno smesso. Poi facevano questa qua, la 42, perché aveva 42 leve. Quando sono entrato io hanno cominciato a fare la 44, che aveva 44 leve, perché mancava a quella precedente, mancava la lira e il mezzo, e allora ci abbiamo messo i due tasti. Dopo questa, che era la 30, la 44, è venuta la modello 90, quella di rosso, la modello 90, che era ancora la stessa macchina, però con una carrozzeria migliore. Dopo la 90, la modello 90, è venuta la K2. Dopo di quella lì hanno cominciato a fare la 120, che era ancora la macchina piccola con un carrello più grande, però avevano dovuto rinforzarla tutta perché non teneva bene il peso del carrello. Per le scuole facevamo le tastiere colorate, perché ogni dito doveva seguire un certo colore di tastiera. Io ho fatto le 3 medie commerciali e 2 industriali. E quando sono andato lì la prima volta a offrirmi al direttore di allora, l'ingegnere Restelli, mi ha detto che lui un posto per un impiegato non ce l'aveva con le scuole che avevo fatto. E io gli ho detto chiaramente: guardi, a me piace la meccanica. Io mi sono divertito a casa, d'accordo con un orologiaio, a darmi un po' di sveglie rotte, e io ne rimettevo insieme da 2 o 3 uguali, mettevo insieme i pezzi buoni e le facevo andare. Ah, allora mi ha detto: forse ce l'ho il posto per te. Io ne ho molti di colleghi che conosco, che alcuni poverini sono già scomparsi e altri invece sono rimasti. Per esempio la Francesca Marazzi è una cara collega che è sempre stata nei montaggi e ha sempre cercato di promuovere i miglioramenti, faceva parte della commissione. Mi chiamo Marazzi Francesca, sono nata a Capralba, ho 81 anni. Ciao Francesca, tanti baci. E a che età ha cominciato a lavorare all'Everest e quali mansioni svolgeva al suo interno? Io ho cominciato, sono entrata alla Everest nell'inverno del 44, quindi ottobre-novembre del 44. Quindi in quel periodo non si facevano tutte le ore intere, perché suonava l'allarme e bisognava scappare, perché qui eravamo vicini alla stazione e l'obiettivo dei bombardieri era il ponte. Quando suonava l'allarme scappavamo fuori, andavamo a finire nei campi, nelle stalle, ci nascondevamo, insomma, ecco. Lavoravamo dalle 4 del pomeriggio fino alle 10 di sera. C'era il coprifuoco e quando erano le 9 tu non potevi più essere in giro. Allora tutti quelli che lavoravano dentro la fabbrica avevano il permesso dalle 9 alle 10 per andare a casa. Le mansioni che io svolgevo allora era assemblare un pezzetto della macchina, e quindi lavoravo nei montaggi del modello, il modello 90 si chiamava. È arrivata la liberazione, quindi il 25 aprile
quindi tutti liberi di andare e di venire e alla sera di guardarci in faccia, perché finalmente erano ritornate le luci, perché tu d'inverno così, quando andavi fuori, anche se ti piaceva un ragazzo, non lo potevi guardare in faccia, non c'era la luce, e quindi c'era questa difficoltà e questo tormento per i ragazzi, per i giovani, no? Allora, finita la guerra, ha voluto anche dire per noi la luce, e quindi guardarsi in faccia è stata una liberazione incredibile. Tu mettiti in mente una delle persone che non sapevano niente di niente, e tutto un tratto riescono a capire che cos'è la politica, cosa sono stati i partigiani. Che uno, è come se non so, il cervello si fosse aperto, si fosse andata via la nebbia che c'era dentro, e tu cominci a capire, ma cominci anche a capire che il tuo lavoro rende e che non sei pagata giusta, e tutte queste cose qui. Nel 1949, quando entravano delle ragazze qui dentro, le facevano firmare. Se una leggeva, allora gli portavano via il foglio e non lo facevano firmare. Se una non leggeva, firmava. E sai cosa firmava? Che se si sposava era licenziata. I lavoratori venivano discriminati per l'adesione a un partito o un movimento sindacale? Ma i lavoratori solitamente venivano discriminati se erano lavoratori che difendevano gli interessi dei lavoratori, cioè che intervenivano quando un loro lavoratore era trattato male dal capo. Io con 10 mie compagne siamo state spostate alla mensa. Hanno sbagliato a spostarci alla mensa, perché se prima vedevamo solo gli operai del nostro reparto, dopo li vedevamo tutti, ecco. E quindi facevamo propaganda per il sindacato, facevamo propaganda per politica, preparavamo gli scioperi, e quindi... Ci può dire come si chiama? Mi chiamo Egle Cattaneo, sono nata a Crema, ancor dalla Russia per la precisione, a Santa Maria, e nel 1934. Con tanti sacrifici la mia famiglia era riuscita quantomeno a farmi fare le tre commerciali. Allora non era così facile per figli di operai poter arrivare almeno ad avere l'attestato di impiegata. Sono entrata alla Everest, per la verità, nel 1950. Avevo poco più di 15 anni e sono entrata proprio il primo giorno di primavera, al 21 marzo. Non sempre però la direzione ha risposto che andavo bene, perché famiglia conosciuta, famiglia di sinistra, impegnata specialmente da parte di mia madre, e avevo 15 anni, insomma, ecco, pensate che razza di sovversivo potevo essere. Primo lavoro, montaggio della macchina da scrivere. I montaggi della macchina da scrivere erano reparti privilegiati, se così si può dire, perché non erano rumorosi, perché erano puliti, perché il lavoro non era pesante. Era però molto monotono e nell'assoluto silenzio. Dopo qualche tempo però alla fine mi ha mandato in officina, perché per loro il mio posto era lì, disturbavo troppo nei montaggi. A seguito mi ricordo di uno sciopero, parlavamo, ci si organizzava, e alla fine sono finita in officina. Io avevo dei problemi a lavorare con gli agenti chimici che c'erano in officina, e il medico della fabbrica mi aveva mandato nei primi reparti della Olivetti, e ancora nel vecchio stabilimento. 1950, avevo 16 anni, e a Crema c'era la società anonima Serio che faceva i prodotti Everest, dove c'era praticamente una società che erano due soci proprietari, e poi c'era un gruppo di dirigenti venuti tutti da Milano in questa zona. I due soci non erano più d'accordo sul fatto di smettere di gestire un'azienda in maniera familiare, che bisognava gestirla in maniera industriale, e ha messo, diciamo, teoricamente in vendita l'azienda.
Al che la Olivetti, tra perdere un'azienda e crearsi un competitore, ha preferito assorbirla. E questo è successo nei primissimi anni 60. Le prime macchine per scrivere elettroniche sono state fatte a Crema, quindi il passaggio è stato dalla meccanica, proprio dove l'elettricità non esisteva, proprio tastino tac tac tac, alla macchina per scrivere elettronica con la Margherita, eccetera eccetera. Quindi questo è successo nel giro di 10 anni, dai primi anni 60 ai primi anni 70, quando Crema era ripartita qui nel nuovo stabilimento. Si incominciava già a pensare di costruire, una parte era stata mandata a Offanengo, intanto che si pensava come distribuire questo nuovo stabilimento. Allora a quel punto poi si aspettava che costruissero quella nuova e hanno preparato questa qui di Offanengo. Questa scuola qua era a Offanengo. Un bel momento sono andato a vedere a Iorea com'era organizzata la scuola. Allora sono tornato a Crema e abbiamo incominciato ad assumere personale. A seconda delle richieste del montaggio, prendevo il gruppo che dovevo far montare, facevo una specie di pagella alla fine del periodo di istruzione. Quando questo andava giù, entrava in linea, era già pronto. Barbieri, meccanici, ragazze che facevano la maglia, donne, insomma, che non sapevano niente di meccanica, però imparavano bene. Io non ho mai scartato nessuno, perché prima di tutto non volevo inimicarmi persone, diciamolo pure chiaramente. Lei da dove viene? Sono originario di Torino e sono stato assunto all'Olivetti nel 1961. Alla fine degli anni 60, 69 se ben ricordo, ho avuto l'opportunità e la fortuna di poter accedere a un corso interno per i dipendenti Olivetti che veniva definito corso per superperiti. Si può parlare di questa scuola che ha frequentato all'interno dell'Olivetti? Mi ha fatto conoscere materie di cui proprio non sapevo nulla, come la meccanica quantistica, linguaggi macchina cosiddetti del computer, linguaggi invece di programmazione. Il fine primo di questo corso? Il fine primo era di preparare dei manager, dei futuri manager, diciamo con apertura mentale notevole per la conduzione in futuro dell'azienda. Da Olivetti sono sempre rimasto ad Ivrea fino al 1969 in pratica. Sul finire del 1969 mi fu annunciato che sarebbe stato gradito un mio trasferimento a Crema. Lì per lì la cosa non mi suscitò molta simpatia, e poi però a un certo punto capii che era necessario, e quindi con famiglia, armi e bagagli ci trasferimmo a Crema. Qual era la sua mansione all'interno della fabbrica? Ho cominciato come responsabile dell'officina, successivamente sono diventato responsabile del montaggio, poi un responsabile del prodotto sempre elettromeccanico, e poi con l'avvento del prodotto elettronico sono passato alla qualità. Gli anni successivi alla morte di Adriano Olivetti venne messo in atto un processo di espansione industriale con la costruzione di 3 nuovi stabilimenti in Italia, uno in Piemonte e uno in Campania, e questo davanti al quale ci troviamo a Crema. Lo stabilimento di Crema venne realizzato in poco più di un anno, infatti il cantiere iniziò nel ottobre del 1968 e terminò nel novembre del 1969. Venne incaricato dell'opera l'architetto Marco Zanuso, che aveva già sperimentato prima in Argentina e poi in Brasile, sempre per la costruzione degli stabilimenti dell'Olivetti, l'idea di una fabbrica divisa in zone produttive specializzate. Quindi venne realizzato anche a Crema un edificio monopiano con funzione polivalente per consentire i diversi processi industriali, quindi per la costruzione di parti meccaniche ed elettroniche.
A Crema è stata realizzata anche una significativa peculiarità, infatti grazie ai pannelli di tamponamento delle pareti verticali, che erano facilmente smontabili e rimontabili, era possibile modificare e spostare le linee di produzione in tempi brevi e con bassi costi per poter così rispondere ad eventuali esigenze di ampliamento. L'esito architettonico denota originalità nella struttura in cemento armato precompressa, caratterizzata da un pilastro rastremato che è in rilievo rispetto alle pareti e la trave principale che è a forma di Y rovesciata. Possiamo notare anche l'apertura comunque di finestrature continue in modo da illuminare funzionalmente gli spazi produttivi e anche l'utilizzo della soluzione adottata per i lucernari in resina espansa. Guardiamo la cartina di Crema e vediamo la zona occupata dall'Olivetti e possiamo vedere che praticamente è grande quanto il centro storico di Crema e questo, la costruzione di questi nuovi edifici, di questi nuovi stabilimenti, ha portato comunque anche delle nuove possibilità per la città in termini appunto di lavoro. Io devo dire che la venuta dell'Olivetti a Crema, al di là che gli abbiamo modificato il piano regolatore per fargli costruire il nuovo, al di là di tutte queste cose qui che loro hanno avuto, la venuta dell'Olivetti a Crema ha fatto fare un salto di qualità a tutte le organizzazioni sindacali, politiche e amministrative. Erano industriali che non erano meschini, avevano una visione differente delle cose. Siamo tutti parte di questa nazione, di questa società, dobbiamo fare in maniera che le cose vadano bene per il meglio, insomma, ecco. Si formavano la loro classe dirigente perché avevano la loro università. Ancora oggi fa scuola il metodo della Olivetti. Perché la Olivetti è arrivata e io faccio lo stabilimento, punto e basta. Il contorno spetta a voi. Se ci state, ci state. Diversamente andiamo da un'altra parte. Capirai, in una zona dove i treni e gli autobus dei pendolari erano sempre stracarichi, non potevi lasciarti scappare un'occasione del genere. E noi all'interno abbiamo comunque fatto le nostre battaglie e per avere l'asilo nido, sicuramente per i dipendenti, ma sicuramente anche aperto, perché non era un asilo solo per i dipendenti, come per esempio era Ivrea. Ecco, e contratti anche su qualifiche. Una delle soddisfazioni anche che abbiamo avuto è stato quello di non lavorare più in linea, ma le isole di montaggio. L'isola di montaggio ci permetteva di fare una parte consistente della macchina e di conseguenza chi lavorava su questa isola doveva imparare tutte le fasi di lavorazione. Negli anni 70 arrivarono anche le UMI, erano le unità di montaggio integrato. A cos'è che servivano esattamente? Gli operai si scambiavano il lavoro in modo tale da creare la macchina per scrivere dall'inizio fino al fondo del montaggio. Gli operai si adattarono benissimo, si adattarono molto bene e diventarono molto esperti, conoscevano praticamente molte fasi del montaggio della macchina e quindi poterono essere anche responsabilizzati per quanto riguarda la qualità della macchina. Come vi siete trovati all'Olivetti? Quali sono gli aspetti che vi hanno più colpiti sia della struttura anche del modo di lavorare? Quello che mi ha più così colpito in maniera positiva è proprio questa formazione che è stata data veramente a tutti. È stata secondo me una scuola. Si facevano esperienze un po' così trasversali, per cui alla fine si aveva una conoscenza completa e anche chi faceva lavori tecnici, come ho sempre, quasi sempre fatto io, aveva comunque una conoscenza invece dell'amministrazione, ho avuto diversi ruoli, sono stato capo reparto e alla fine ero invece capo servizio responsabile dell'organizzazione e la pianificazione di tutte le attività che si svolgono in uno stabilimento. Quindi abbiamo sempre avuto dei capi che dicevano: io come capo farò bene il mio lavoro il giorno in cui voi tutti insieme fate tutto quello che dovete fare senza che io debba intervenire. Questa era la logica. Quindi tra colleghi, ma anche tra
diversi livelli, non c'era uno era dirigente e l'altro era impiegato di terzo livello, ognuno faceva il suo lavoro. Si può parlare invece dei dirigenti, erano tutti severi o c'era qualcuno che guardava di più i bisogni dei lavoratori? Dopo la parentesi Everest, dove non c'era in pratica nessun rapporto diretto tra operaio e dirigente, diverso è stato il rapporto con quelli della Olivetti, sicuramente disponibili a vedere, a guardare quando il lavoratore diceva qui c'è una difficoltà. Questa è una delle prime macchine. ET vuol dire Electronic Typewriter, quindi delle prime macchine dove la parte di stampa era ancora meccanica, che c'è una margherita con 100 petali con tutti i caratteri minuscoli, ed è stata quella che ha seguito lo sconvolgimento da elettromeccanico a elettronico di questo stabilimento. Qui a Crema nacque un gruppo sportivo Olivetti, che aveva la sua sede alla Pierina, e alla Pierina erano localizzate parecchie sezioni di questo gruppo sportivo. Si andava dal gruppo numismatico, al gruppo filatelico, al gruppo fotografico, al gruppo del tennis, e questo era un modo per trovarci, per aggregarci, insomma. Si aspettava che l'Olivetti potesse chiudere? Abbiamo capito che la Olivetti non aveva più possibilità, cioè che non si sarebbe espansa di più, anche se ci dicevano che doveva diventare uno stabilimento di 7.000 operai, di 7.000 addetti. E invece è arrivato a 3.500 e poi man mano che andavano in pensione non rimpiazzavano più nessuno. Tutto il settore dello scrivere e del calcolo funzionava elettromeccanicamente. Con l'avvento dell'elettronica, l'investimento di attrezzature per fare le parti meccaniche non c'era più. Negli primi anni 90, il 90% delle motherboard, dei computer, venivano prodotte a Taiwan. La macchina per scrivere, quante ce ne sono ancora? Zero virgola. Perché con un computer e una stampantina uno fa tutto. Che l'azienda potesse andare in crisi, io non l'ho mai pensato, neanche immaginato, però andando in giro per il mondo vedevi che il settore, pur mantenendo le stesse potenzialità del mercato, stava cambiando completamente il tipo di necessità aziendali. Con poca gente si facevano più prodotti e quindi... Noi abbiamo raggiunto e superato le 3.000 unità negli anni 70, 75 credo. Il stabilimento di Crema aveva delle grosse capacità, avremmo potuto metterci a produrre anche altre cose, che però avremmo portato via la produzione a qualche altro stabilimento, tipo quelli del sud. Io ho dovuto anche occuparmi di calcolare e di pianificare le varie casse integrazioni che sono state fatte. All'inizio erano fatte a macchia, così un po' per reparto e a giorni alterni, poi si vedeva che la cosa si appesantiva sempre di più. Qual era il clima all'interno dell'azienda negli ultimi momenti? Le reazioni sono sempre state, ripeto, molto molto composte. Qualche episodio così forse più folcloristico che altro, uno che si era incatenato a una macchina perché sapeva che il giorno dopo veniva trasferita, però al mattino entravo e vedevo un capannone da 30.000 metri quadrati dove c'erano dentro 800 persone che lavoravano, io entravo e c'ero solo io, quello mi dava parecchio così, mi rattristava certamente, quello è durato per parecchio. Poi però è subentrato la voglia di rinascita, nel senso che si cominciava anche a pensare di riattivare questa struttura, eccetera. Ho vissuto un periodo di attesa stranissima, l'ho paragonato un pochino, sempre per citare un altro film, che è Il deserto dei Tartari. Ero lì in questa strana situazione che speravo di vedere comparire all'orizzonte qualche uno interessato a ridare vita a questo comprensorio, cosa che poi in effetti è successa. Per primo proprio questo accordo col comune, con la provincia di Cremona per l'università, il professor Degli Antoni, l'allora responsabile del polo, quando ha saputo che questo era ancora il pavimento originale della vecchia officina, che è un gres particolare, che ha una forte resistenza, pensò di lasciare almeno un pezzo di università con il pavimento originale, e siccome è di colore rosso, questa viene chiamata tuttora in università l'aula rossa. Il giorno dell'inaugurazione dell'università
le organizzazioni sindacali hanno voluto porre una targa che è fissata qua su questa parete, che ricorda un po' quello che è stato questo stabilimento qui da quando è nato, cioè nella fine del 68 fino al momento della chiusura, che è stata poi nel dicembre del 92. Quando nel 1992 è diminuita l'esigenza di spazi produttivi, questa fabbrica è stata chiusa. Comunque questi edifici, che oggi sono divenuti sede di uffici dell'Università degli Studi di Milano, fanno parte di un museo a cielo aperto.